Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Slate4. Oggi andremo a vedere gli acquisti degli ultimi 3 mesi, ovvero di dicembre, gennaio, febbraio. Già è vero, siamo quasi a marzo, quindi comunque di questi 3 mesi. Partiamo col primo gioco per Xbox 360, Mass Effect, la versione Classic. Questa l'ho pagata praticamente, è stata pagata a 9 euro. Sì, 9 euro all'Unieuro, l'ho trovata in un cestello. Siccome io la saga ancora non l'avevo giocata, quindi non l'ho giocata tutta, ho detto perché no. Ho cominciato le prime 2 missioni, ho fatto il gioco, mi sta prendendo tanto, è molto bella la storia, c'è una miriade di cose da fare, quindi ho deciso per adesso di lasciarlo un po' da parte perché questi giochi servono, ha bisogno di tempo per giocare a questi giochi, quindi penso che sia meglio dedicargli del tempo ben preciso quando avrò finito tutti gli altri giochi. Quindi questo è il mio primo acquisto, quindi 9 euro trovato all'Unieuro. Lo mettiamo qui. Secondo acquisto in cui, per chi mi ha seguito nei video, sa già di quello che ho trovato, del gioiellino che ho trovato, parliamo della Limited Edition di Forza Horizon, che l'ho trovata praticamente a 29 euro. L'ho trovata a 29 euro praticamente da MediaWorld, stava buttata su uno scaffale e praticamente intatta. E sono andato subito alla cassiera per chiedere conferma, ho detto: ma è vero che sta a 29 euro? Dice sì, ho detto dammela subito. Questa è la Limited Edition, che praticamente non c'ha niente di particolare rispetto all'edizione normale, soltanto questa bellissima, non so se si vede, steelbook, che è qualcosa di spettacolare. Bene, qui c'è il bundle, se si vuole comprare lo stesso, comunque il gioco è bellissimo, lo sapete tutti quanti, mi piace un casino, ho fatto già qualche gameplay, ne farò tantissimi altri, e quindi niente. E mettiamolo anche questo qui, Forza Horizon. Questo è pagato a 29. Dopodiché ho trovato Driver San Francisco di Furia, pure ho fatto l'unboxing. È la versione quella con la macchina, quindi la Collector Edition. Questa l'ho pagata a 29 euro anche questo. Un ottimo prezzo. Comunque, trovato al GameStop, stavo anche questo buttato. Io prendo sempre cose che stanno buttate, che gli altri lasciano. Quindi niente, il gioco ancora non l'ho giocato. Ho giocato qualche missione. È carino, non è il massimo, però dai. Rispetto agli altri driver, Driver 1 è imbattibile secondo me, però comunque è un bel gioco. Dopodiché ho fatto un 3x2, che poi è l'ultimo degli acquisti che ho fatto praticamente. Ho fatto un 3x2 da Open Games e ho preso praticamente a 19,90 euro. Ho preso Ghost Recon Future Soldier, che è un gioco praticamente, a mio avviso, molto molto bello, ben fatto, soprattutto la campagna in singolo, nonostante il multiplayer comunque soffre di problemi di connessione, di hosting, in quanto molte volte si disconnette magari durante le sessioni di gioco, però comunque la campagna in singolo è spettacolare. Poi mi piacciono tantissimo questi giochi alternativi, soprattutto mi piace tantissimo il gioco in terza persona, perché no? L'unica pecca è perché essendo questi giochi usati praticamente ho dovuto comprare l'Uplay Pass praticamente per giocare online, che l'ho pagato 10 euro, quindi l'ho pagato 19 euro. Mi sono portato a casa Tom Clancy. Dopodiché ho fatto in questo 3x2, ho preso Halo Combat Anniversary, che io neanche mi sono giocato ragazzi, sono Xbox Aro, non mi sono giocato ancora la saga di Halo, che è deficiente. L'ho giocato sul computer comunque questo qui, e lo dovrò riprendere a breve perché comunque ancora non ho giocato, perché sto finendo il prossimo gioco che ancora penso mi farà sbattere un altro poco. E quindi nel 3x2, anche questo pagavo 19 euro, quindi con 40 euro mi sono portato a casa 3 giochi stupendi. Il terzo 3x2 è questo gioco favoloso che ci sto giocando come un pazzo, mi sta piacendo tantissimo e non mi sta dando tempo di giocare ad altri giochi. Farò anche qualche gameplay ragazzi di Red Dead Redemption, è stupendo, anche se c'è la versione con gli zombie, quella la God of War, GOTY, però niente dai. Anche questo è bello, e questi quindi sono gli acquisti di questo periodo. Poi magari farò mano a mano a vedere tutti gli acquisti dei miei mesi che andranno avanti, a ricorrere i miei acquisti videoludici. Quindi questo è tutto quello che ho acquistato a questo periodo. Niente ragazzi, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Bye 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 bye.